Marco, un primo tempo abbastanza bruttino da parte della vostra squadra. Cosa vi serve in questo secondo tempo? Ovviamente per cambiare pagina, ovviamente per fare qualche gol per recuperare. Ormai è diventata una goleata, cerchiamo di ridurre il più possibile il distacco, però è difficile, loro sono forti, già lo sapevamo, però noi dobbiamo fare di più. Bocca al lupo. Grimaldi, buon primo tempo, state vincendo 6-0. Non dico cosa vi serve per chiudere questa partita, ma cosa vi serve ovviamente per non subire gol e aumentare il gap dei gol? Bisogna continuare a giocare concentrati, perché qua insomma è facile subire gol, insomma la porta è grande, il campo è stretto, quindi non dobbiamo farli calciare fondamentalmente, perché calciano bene. E niente, continuare a questo ritmo qua senza fermarci. Bocca al lupo. Credo. Buonasera, siamo qui nel post partita, visto affrontarsi Selezion contro Porcellona, la partita finita a favore del Porcellona, abbiamo qui il migliore in campo, Vincenzo Scotto. Enzo, innanzitutto complimenti per i gol, buona partita, più che altro servita per aumentare il gap dei gol. Sì, importante per noi per affrontare queste fasi finali nel migliore dei modi, una partita abbastanza semplice. Adesso bisogna restare concentrati per le prossime partite che sono le più importanti e restare uniti. Vincenzo, a chi vuoi dedicare questo migliore in campo e ovviamente i tuoi tanti gol? Lo dedichiamo al mio cugino che ha avuto un problema e non è potuto venire e al capitano che dobbiamo giocare. Grazie, in bocca al lupo per il prossimo. Grazie.